ciao a tutti, bentornati sul canale, qua ci sono con me anche le mie bimbe. Oggi facciamo un video così, un po' misto per chiacchierare un po'. Allora, partiamo subito, volevo farvi vedere questo acquisto, quest'ultimo acquisto che abbiamo fatto. Se avete visto il video, quello lì con quella pasta modellabile che non sapevamo esattamente cosa fosse e che poi abbiamo capito essere appunto del foamy modellabile o gomma, insomma spugna, no, non è neanche spugna, comunque chiamiamolo foamy modellabile. Insomma, ci siamo divertiti talmente tanto, ci è piaciuta talmente tanto che abbiamo voluto comprarne altra. Questa volta abbiamo acquistato questa confezione qui, l'ho trovata su Amazon. 24 ce ne sono. Sì, in questa confezione è un kit praticamente dove all'interno ci sono 24 colori diversi. La scatolina si presenta in questo modo qua, dietro ci sono varie immagini, c'è la spiegazione del fatto che si possono anche miscelare i colori tra loro. Adesso la apriamo insieme così vediamo. Allora, oh mamma, escono fuori tutti qua. Sono belli schiacciati tutti insieme. Oh, sono saltati fuori, erano talmente pressati insieme. Queste sono delle istruzioni per fare delle creazioni. Sì. Infatti volevo fare questo. Che cos'è quello? Ah, il polipetto. Sì, praticamente all'interno della scatola troviamo questo libricino con vari esempi di creazioni che si possono fare, poi ovviamente uno fa quello che gli pare, no? A me mi piace questo. Il polipo ti piace? Però sono carini questi esempi. Ma questo lo voglio fare io. Ecco, poi proveremo a fare qualcosa. No, questo è bellissimo. Questo sarà un po' più complicato, però ci possiamo provare, ecco. Poi dentro ci sono dei sacchettini di plastica che servono, sì, quando avanza un po' di pasta, se la lasciate all'aria ovviamente si secca, diventa dura e non la potete usare più. E quindi si conserva dentro questi, se avanza, si conserva dentro questi. L'altro non c'era questo. No, non c'erano i sacchettini. Si conserva dentro i sacchettini così si può poi riutilizzare qua un bigliettino di ringraziamento per l'acquisto con l'arcobaleno. Eccoli qua, tutti i colori che ci sono. Allora, sono 24, come abbiamo detto. Sì, le confezioni sono piccine, piccine. Controlli che ci siano il numero giusto. Vabbè, comunque, non importa. Questi sono tutti i colori che ci sono. Sono diversi, belli, bellissimi. Alcuni sono veramente belli. Questo rosa, questo fucsia, quest'altro rosa, il viola. Io dico quello che non mi piace. Ah, verde. Questo qui. Sì, va bene. A me mi piace questo. Ecco, praticamente tutti. Però quello che mi piace di più è questo qua. Azzurro. E a me quello che mi piace di più. Verde. Insomma, l'unica cosa che mi dispiace, devo dire la verità, è che queste confezioni sono proprio piccine piccine, quindi dei vari colori di pasta ce n'è poi un po' pochina. Però vabbè, per quello che costa, adesso non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagato, ma magari ve lo scrivo qua sopra, perché ripeto, l'ho preso su Amazon, il primo che ho trovato. E vabbè, ci divertiremo, magari faremo vedere anche le creazioni che riusciremo a fare. Poi un'altra cosa che vogliamo fare in questo video è aprire tre bustine delle Gorgeous. Allora, come sapete, io adoro tantissimo le Gorgeous e quindi non potevo non comprare anche le bustine con dentro le bamboline, queste qua in 3D, diciamo. La mia preferita è questa qua. Allora, diciamo subito che queste quattro qua le avevamo già e fanno parte di una... Oh, aspettate che non si vedono, ecco. Queste quattro qua le avevamo già e fanno parte di una collezione precedente. Ah, premetto che noi non abbiamo la collezione intera, ne abbiamo solo qualcuna, sì. Così. A me quelle che mi piacciono di più questa, poi questa
e questa, quella lì non mi piace tanto. E, insomma, queste qua, come vedete, avevano il supporto qua, il buchino per attaccarle sul piedistallo, insomma, sul supporto per farle stare dritte, però non sappiamo più dove è andato a finire. Quindi... Perché noi sempre ci giochiamo con lo stacco. Le ci però infatti. Questa sta in piedi. Sì, quella lì perché c'è il coniglio. E queste appunto sono di una collezione vecchia. Adesso in questo periodo ne è uscita un'altra, una nuova, e ne avevamo già prese due, che sono queste due qua, sono bellissime. Poi ci sono delle bustine che sono come queste. In che senso che sono come queste? Queste? Sì, sono di questa collezione qua, sì. Allora, come vedete, io trovo che queste qua siano addirittura più belle e fatte meglio di quelle, non che quelle di prima non fossero belle, però queste qua sono veramente bellissime. Allora, noi ne abbiamo comprate due. Allora, innanzitutto, come vedete, queste qua hanno già il piedistallo attaccato, secondo me è molto meglio. Perché almeno non lo perde. Almeno uno non lo perde, non si stacca ogni 5 secondi. Invece sono già belle che incollate. Non ci abbiamo pensato all'epoca quando avevamo preso l'altra ad incollarle. Pazienza, magari ci faremo fare da papà una base con la stampante 3D e ce la facciamo rifare la base. Perché infatti è qua vicino. Allora, queste qua sono veramente bellissime. Tra l'altro, quando le abbiamo aperte siamo state super felici perché erano proprio quelle che speravamo di trovare. Cioè, allora, abbiamo preso pure delle sirene che erano tutte e due rare. Sì, perché ieri abbiamo preso queste due gorgeous qua e anche altre due bustine con le sirene. E tutte e due nelle bustine delle sirene c'erano le edizioni speciali, diciamo. Perché mamma aveva detto che la mia era speciale, mamma, ma tu non hai visto che quella di Bianca era pure speciale? No. Io ti ho detto, mamma, ma anche quella di Bianca è speciale. Sì, 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 infatti non me ne ero accorta subito e invece erano tutte e due speciali. E tra l'altro dove sono? Le possiamo far vedere? Certo. Le vai a prendere? Andiamo a prendere. Ok, allora, mentre le mie bimbe vanno a prendere le sirenette, così vi faccio vedere anche quelle, vi faccio vedere... Ah, le hai già trovate, perfetto. Eccole qua. Sono... questa è Gaia e questa è Maria. Perché questa è mia e questa è di Bianca. Ecco, come vedete sono quelle con la versione con la coda argento e la versione con la coda d'oro, che sono appunto quelle speciali. E combinazione abbiamo preso due bustine e in tutte e due le bustine abbiamo trovato quelle, le due speciali, ecco. E insieme a queste bustine appunto ne avevamo prese due delle gorgeous e abbiamo trovato queste qua. Ma non contente, oggi la mamma cosa ha fatto? Ha detto, ma andiamo a comprare altre bustine delle gorgeous. E adesso ci divertiamo a aprirle. Vai. Allora, inizi tu, Bianca. Poi c'è una linguetta. Vediamo. Io spero di trovare quella con l'anguria. Anche io. Speriamo di non trovare le copie. Ah, beh, meno male. Bella questa. Bellissima. Oh, ecco qua. È attaccata. Ok. Oh, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Di che mese è questa? Guarda un po' nel suo fogliettino. Aspettate che provo ad aprirla. Sì, non ho preso una forbice. Provo a aiutarti, provo. Guarda. Ah, oh, dell'inverno. Dell'inverno abbiamo trovato. La febbraio! Quella del mio mese. Sì, perché io faccio gli anni a febbraio. L'avevi fatto io. Sì. Non riesci. Dovevamo prendere una... Dovevamo prendere una forbice. Oh, ce l'ho fatta. Eccola qua. Che bella. No, questa mi piace tantissimo. Vabbè. Molto carina, con le braccine dietro. Sono proprio come che... Ma questi si assomigliano. Ah, si assomigliano, no? vero. Non sono uguali. Secondo me sono le stesse, ma visto che sono... Però vedete come sono fatte meglio queste qua nuove. Secondo me sono molto più belle. Infatti. Sono più dettagliate. Non lo so, mi piacciono di più. Comunque, bene, sarò contenta di aver trovata questa... Del mese di febbraio. Avanti. Ok. Questa è dell'estate. Che bella! No, io questa la volevo. Quelle due le apre. Ma io quella la volevo. Eccola qua. Posso farla vedere? Sì, calma. Eccola qua, allora, che carina, bellissima. È vero, ti assomiglia, Elena.
Questa è di agosto, vabbè, il mese principe dell'estate. Ma io questa la volevo. Io troppo bella. Inizio ad aprire. Ok, proviamo ad aprire la prossima. Se c'è una farfalla. Anguria, anguria. No, aspetta, io provo a non farvi vedere così vediamo tutti insieme cosa è. Vai. Oh, è questo. No! Ecco, allora, questo qua si è staccato il... Ma non importa, al massimo poi lo incolliamo. Aspettate che provo... Gennaio! Provo a attaccarglielo. Ecco qua. Ah, allora si possono staccare. È bellissimo. Aspetta un attimo che la mostro. Bella. Ma guardate i dettagli del cappottino. Ma poi quella era tra una che volevo io. Ah, bella, allora sei stata fortunata. Ma guarda, somiglia a questa? Solo che il colore è più chiaro. Bella, bella anche questa. Oddio, adesso mi viene voglia di comprarle tutte. L'ultima. Prendiamo una scatola intera. L'ultima, Elena, vediamo. Faccio io. Ok, anguria. Io voto per l'anguria. Anguria. Io per la farfalla. Anguria. Non è nessuna delle due. Oh no, speriamo almeno che non sia un doppione. No, non è un doppione. Ah, almeno questo. Qual è? Non bella, ah, quella con le fragoline. Beh, carina anche questa. Mamma, io l'ho vista quella e volevo proprio quella. Eccola. No, è carina, dai. Mamma, è carina, io anche volevo questa veramente. Vediamo dentro che mese è questa. Questa è settembre. Ah, bello, è un mese che mi piace. Settembre. Ma non capisco se sono mele allora quelle. Sì, forse sono mele. Allora, vediamo tra tutte queste. Allora, vediamo quale abbiamo. Allora, abbiamo. Questa ce l'abbiamo? No. No. Abbiamo questa che è febbraio, se non mi sbaglio. Questa ce l'abbiamo? Sì, che è questa qua. Poi questa con le aluce no, questa qua di Pasqua ce l'abbiamo. Però io voglio questa. Non l'abbiamo trovata. Mamma, la compri. Ma domani vediamo. Poi abbiamo questa che... Ma le hai prese tutte? No, ce n'erano ancora. Ecco... Allora prendile. Mo vediamo. Abbiamo questa. Ecco, a me piaceva tantissimo questa qua dell'anguria, mi piaceva veramente un sacco, però pazienza, non l'abbiamo trovata. Adesso che me l'hai fatta vedere, la voglio anche qui. E poi abbiamo trovato questa qui e basta. No, ma sono bellissime. Sono 12 tutte, sono 12, sì. Va bene, dai. Ci siamo divertiti a aprire anche queste bustine, ma adesso... Io le voglio subito altre. Subito altre. Adesso facciamo un'altra parte di video così per stare ancora un po' insieme. Andiamo a piantare... I fiorellini! Sì. Eccoci qua, allora siamo venuti qua fuori sul balcone, oggi c'è un bel sole e ne approfittiamo per piantare un po' di fiorellini che abbiamo comprato stamattina al mercato. Adesso Elena ci fa vedere tutti i colori di queste belle viole che abbiamo preso. Vai Elena, da quale inizi? Questa. Questa violetta ha avuto un piccolo incidente, purtroppo nella borsa si è spezzato il rametto col fiore, ma vabbè, pazienza, tanto ne usciranno altri. Bianca e lilla col centro giallo, si io vede? Io adoro questo. Bellissima, eh? Te le avvicino? Sì, perché tieni. Non ci arrivo. Iniziamo da... No, io. Iniziamo da quella semplice, bianca. Questa qua è tutta bianca con il centro giallo. È semplice questa. Questa? Sì. Questa qui viola scura con... Qua il giallo. Il centro giallo. Un po' bianco pure. Anche bianco. Poi questo qua. Ecco, lilla. E, con le sfumature al centro. E poi basta, le hai fatte vedere tutte? No. No, ce n'è ancora una. Questa. Ecco. Questa ecco qua. Bella. Bellissima questa. Ok. Prendiamo... Quelle che mi piacciono a me sono tutte. Tutte, ecco. Allora siccome la mamma che... Ti piacciono tutti i fiori. Ok, vado, prendiamo i vasi e le piantiamo. Eccoci, allora noi stiamo lavorando. Un vaso l'abbiamo già fatto.
E qua Elena sta facendo l'altro vaso. Questa piantina qua ce l'avevo già, perché le avevo già piantate prima dell'inverno, solo che due che erano qua non ce l'hanno fatta. E questa qua invece è sopravvissuta. Adesso ve la faccio vedere perché ha un colore bellissimo. Ha un colore stupendo questa qua. Adesso questo fiore non è ancora bene aperto. Si vede qualcosa? Ai lati... Qua si vede, mamma. Ah, c'è un fiore che si vede meglio? Eccolo. Ah sì, hai ragione. Guardate che roba. Ha dei colori bellissimi. È super delicato. Ha questa sfumatura gialla che va dentro al fiore. Intanto sono bellissime. Vai, vai. Elena mi sta aiutando. Sta anche lei piantando... Ho scelto questa. Hai scelto quella bianca? Ok. Certo, perché io ho fatto questi del colore che ci sono e questi viola? Dei colori che ci sono. Ok. Visto che qua poi c'è un altro spazio, metto questo. Va bene, va bene. Vai pure. Allora. Che devo spostare i fiori. Se non riesci me lo dici che ti aiuto a togliere la piantina dal vasetto. Ti aiuto? Sto provando. Strappiamo un po' queste che magari... Quelle fanno ecco, schifo. Prova. Ma no, cosa dici che fanno schifo? Sono le radici, solo che bloccano la piantina dentro al vasetto. Non riesco. Chi è arrivato qua? È arrivata una gorcius. Bleh. Ma come bleh, dai! Non riesco a tirarla fuori. Ti aiuto io allora, aspetta. Ecco Elena, ce l'hai fatta, brava. Vai pure. Ah, ma il buco non l'hai fatto ancora però. Sì, adesso lo fai adesso? Scava, scava. Ok, così dovrebbe andare. Vai. Perfetto? Sì. Metti la bella dritta. Bella dritta e adesso... E rimetti la terra. Ok. Poi abbiamo comprato anche l'altra terra per poi... Sì, con l'altra terra facciamo l'altra cosa. Terra, terra, terra. Ok, adesso potrebbe bastare, poi... Cosa metti? Prima facciamo il buco, perché... Meglio fare il buco prima? Togliamo questo. Dei fiorellini secchi. Ah, qua ci sono dei... Guardate, qua ci sono dei semini! Perché, come vi avevo detto, in questi vasi c'erano già delle violette, poi alcune hanno resistito ed altre no. Guardate qua che cosa c'è. C'è un... Ho trovato questo. Ah, sì, una piantina che ha germogliato. Non so che cosa sia. Può essere che sia anche quella una... che idea, ragazze! Madonna, ragazzi, ci ho avuto un'idea fantastica. Lo vedete che questo è un fiore di violetta che ha maturato e si è aperto il bocciolo e dentro ci sono i semini. E noi adesso cosa facciamo con questi semini? Li piantiamo! Io sì, 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 sì. Qua. Allora, questo lo metto un attimo da parte, poi abbiamo una serra lì e pianteremo basilico e semini di violetta. Mamma, lo rimetto qua perché era qua. Ecco qui, abbiamo finito, tutti i vasi sono stati piantati, lasciamo perdere il casino che abbiamo fatto per terra con la terra, ma adesso sistemiamo tutto. Ecco qua tutti i vasetti belli fioriti. Allora, visto che oggi siamo in vena di fare i giardinieri, abbiamo pensato di piantare ancora qualcosa e utilizziamo questa piccola serra che hanno le mie bimbe, che è fatta in plastica, è molto carina, che è un gioco... un gioco scienza, diciamo, che l'avevo preso io loro per il loro compleanno, se non mi sbaglio della Clementoni, magari vi metto una foto qua vicino se qualche mamma o papà non ha idee per fare un regalo. Questo è molto carino. Allora, dentro il kit c'è la serra, i sei vasetti, queste due palettine, una pinzetta, c'è un vasettino e ci sono anche i semini e dei dischetti di torba. Vi dico già subito che di dischetti nella confezione ce ne sono solo tre. Nelle istruzioni dicono che bastano per tutti e sei i vasetti, ma secondo me non è vero. Ma non importa, noi abbiamo già provato ad utilizzarlo, abbiamo già provato a far crescere qualcosa, ma insomma qualcosa è andato storto, quindi non ci siamo riusciti. Ma adesso, visto che oggi siamo in vena di fare i giardinieri, ci riproviamo. Allora, adesso Elena riempirà i vasetti. Sì, ma con qualcosa? Ma con le mani, cosa vuoi? Ok. Ecco qua. Mi tira tu le mani. Speriamo di non rovesciare troppo a terra. Sì. Vai, adesso. Con il cucchiaio. Sì, ma col cucchiaio ci mettiamo 2 giorni per riempire tutti i vasetti. Yeah.
Ok, adesso lasciamo Elena all'opera e ci rivediamo tra un secondo quando i vasetti sono tutti belli pieni. Allora, Elena ha finito di riempire tutti i vasetti e adesso partiamo. Però mi ha aiutato anche mamma perché con questo ci mettevo troppo tempo. Va bene, allora, la prima cosa che piantiamo direi che andiamo di basilico. Basilico. Ok, eccolo qua, abbiamo preso questa bustina al Lidl. Sì, sì, vieni anche tu. Vieni. Abbiamo preso questa bustina al Lidl. E se non mi sbaglio dentro ci dovrebbero essere 4 di queste retine che hanno già i semini inseriti dentro, basta semplicemente appoggiarle sulla terra. Vediamo, apriamo. Allora, okay. Qua ci va una forbice oppure da qua? Ma avevamo preso il forbice. Vabbè, guarda, si apre, c'è la linguetta. Vabbè, non importa. No, non si apre proprio per niente, ci va la forbice. Molto bene. Meglio che faccio io, Elena, queste forbici qua sono troppo... Allora, ta-ta-ta. Ecco fatto, apriamo. Vediamo. Eccolo lì, sì, ci sono le retine. Facciamole vedere. Voglio vedere le retine. Aspetta, eccole qua. A noi ci servono 6 retine, non 4. No, queste sono per i vasi più grandi. Ecco qua, ci sono all'interno queste retine che hanno, vabbè, le mie mani sono sporche di terra che hanno dentro già i semini, ce li hanno già dentro praticamente. Adesso le ritagliamo in modo da farle stare dentro questi vasetti. Eccomi qua, allora. Abbiamo semplicemente ritagliato uno spicchio del cerchietto della tortina di semi e adesso lo appoggiamo qua sul vasetto, vai Elena. Così. Ecco, lo appoggiamo. Mettici un po' di terra sopra. Io okay. Lo voglio fare. Io lo faccio questo, tu rifai. Ce n'è qua di semini, Tom. Sì, qua ce n'è un altro. Ho già riempito quelli. Tom. Mi metto questo. Sparco così. Giù. Sì, ma mi serve la palettina. Un attimo. Ecco, non troppa perché sennò le piantine non riescono a sbucare. Ecco. Okay, boh, questo è fatto. Mettilo nella serra, poi lo dopo bagniamo. Lo bagniamo. Sì, dopo lo bagniamo. Ok. Ok, abbiamo finito di piantare i semini dei fiori, delle violette. Adesso andiamo a dargli da bere. Qua mettiamo un po' a posto sul balcone. E poi andiamo a fare merenda. Facciamo ancora merenda con voi insieme. Dopo tanto lavoro da giardinieri ci sta una merenda super cioccolatosa oggi. Ci divertiamo ad aprirli insieme prima di mangiarceli. Allora, abbiamo questi due ovettini che sono della Baratti e Milano. E... qua si apre e dentro ci trovi questo. Sì, dentro c'è l'ovetto, eccolo qua. O da maschio o da femmina. E abbiamo anche due ovetti classici della Kinder. Allora, ragazze, andate. Ok, aprite, vediamo cosa c'è dentro. Mi sono fatto male. Addirittura. Aperto. Vediamo la sorpresa. Un doppione. Oh no, quello l'avevamo già trovato una volta. Elena? Non è un doppione. Che cos'è? Mulan. Sì, è Mulan. Fai vedere. È Mulan. Non lo so. È Mulan, mamma. Sì, è Mulan, è vero. Abbiamo trovato una principessa Disney. Che fortuna. Mulan. Apriamo anche gli altri. Dai, così poi mamma, salutiamo. Sto mangiando il cioccolato. Ah, te lo stai già mangiando, mamma, te. Io. A montarla. Sì, perché ce l'ha con lei. Ecco qua. Il cioccolato mette un pollice in su. Per il cioccolato metti un pollice in su? Allora, adesso vediamo gli altri. Dai che ce li ha portati la nonna questi. Così. Ma ci sono gli ovetti piccoli. Pensavamo che ci fossero gli ovetti. E già c'è anche scritto ovetti. Non l'abbiamo manco letto. Ci sono gli ovetti piccolini. Beh, allora quelli lì li lasciamo poi per un altro giorno, eh? Non ci mangiamo tutto il cioccolato. Eccoli! Ovetti! Rosa e azzurri! Io ho perso gli azzurri! Tu
verdi e azzurro. Ma io ce n'ho solo uno di azzurro. Ah, allora è più rosa. Infatti qua c'è come c'è. È vero, ma c'era pure la figura, non ce ne siamo accorte. Io l'ho vista. Ah, ma quindi tu lo sapevi che erano ovetti piccoli, o pensavi che era un ovetto grosso? Lo sapevo che era. Ah, allora sono solo io che pensavo che c'era un ovetto grosso. Qua. Ah, ok, ok. Va bene, dai, oggi abbiamo fatto un video un po' strano, un po' un mix di tante cose, ma ci siamo divertiti, speriamo di avervi tenuto compagnia, grazie per averlo guardato e alla prossima, ciao! Ciao!